Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo forse nuovo video, non ho idea, ma mi è venuta adesso in mente l'idea di vloggare questa cosa che sto facendo e ho deciso di vloggare, tra l'altro col telefono. Sono in macchina, stiamo andando all'aeroporto a ritirare un furgone. Perché? Devo andare a casa dei miei, comunque non sto guidando io, c'è il mio autista di fiducia. Esatto, il mio Uber. Sono andato a ritirare il furgone perché devo andare poi a casa dei miei a prendere una scrivania, la mia vecchia scrivania che avevo prima nel mio vecchio ufficio, che è tipo gigantesca. Nella mia macchina non entravo, ho preso le misure e non entrava, quindi ho dovuto affittare un furgone e lo sono andato a ritirare. Non sarà molto divertente secondo me vedere questa scena del trasloco, tra virgolette trasloco. Poi a casa dei miei prenderò anche altre cose dell'ufficio che mi sono arrivate, tipo luci, strisce led, cose del genere. La cosa bella è che non vado in aeroporto tipo da un anno. Di più, ed è bello. Oh, siamo arrivati. Questi sono i minchi. Per non pagare un euro di parcheggio si fermano in autostrada ad aspettare che gli aerei atterrino. Complimenti. Siamo arrivati in aeroporto, raga. Non venivo qui da veramente un sacco, capo. Quanto vorrei, porca troia, prendere un aereo. Solitamente la gente va in aeroporto a prendere gli aerei. Io a picchiare gli fo' i gona. Comunque non è che ho preso chissà quale furgone, raga. Ho preso un Doblò, cioè il più minchia che c'era, tra l'altro. E lo terrò tipo per 2 ore. Ah, devo andare lì da Locauto. Come minchia ci c'è già, se boh. Two hours later. Raga, è andata a finire così. Cioè, nel senso, vi spiego. Arrivo dalla società di noleggio. Io avevo prenotato Doblò, quindi un furgone piccolino. Mi ha trovato questo. Un fottutissimo Ducato. Che è tipo lungo, raga. Quant'è? 5 metri, una roba del genere. Raga, è gigante. Però ho visto e ho detto no. Ero come chiesa a guidarlo. Perché io non ho mai guidato un furgone. Salve, società di noleggio. Fate finta che non avete visto niente. Però in realtà è figo. È comodo. Cioè, sembra un autotrasportatore. Per traslochi e altro. Link in descrizione. Ragazzi, non per cosa, ma è gigante. Cioè, senza il grandangolo non rende sta roba. Cioè, è gigantesco. Tra l'altro, dentro è però abbastanza. Tipo, enorme. Cioè, ci sto dentro che è una bellezza. Ma che figata, cazzo. Sprecato, ma figo. Poi ci sono gli youtuber che si comprano le Ferrari e io figone. Stiamo caricando. Cioè, ragazzi, ho preso un per una scrivania così. Però è gigante, cioè, sembra piccola. Ma è grossa, cioè, è gigantesca sta scrivania. 2 metri per 1. Raga, abbiamo scaricato. Tra l'altro mi hanno fatto trovare i miei colleghi qua. Questo acceso, si sta morendo di freddo. Ok, ci sono penso 10 gradi qua dentro. Però scrivania portata, fighissimo. La dovrei montare. Non so quando, vediamo se rimane tempo adesso, perché dobbiamo fare altri trasporti. Questo sarà più o meno lo sfondo. Poi cambierò con dei rulli. Comunque lo sfondo dovrebbe poter cambiare. Stiamo andando, siamo in centro. Stiamo andando nella sede principale di Atom a recuperare altri pacchetti. Lui si sta comportando veramente molto molto bene. Siamo anche con il buon Manfredi, il CEO di Atom. Non c'è traffico. Non ho la mascherina. Vabbè, lui è vaccinato. Lui è vaccinato. Io ho avuto il COVID. Lei è l'unica. Vabbè, ma scassa mami. Parto, c'è il verde. Ok, io ho detto a Manfredi: sì, se hai cose da portare, ce le portiamo. Una bici, un manichino, delle sedie. Ma praticamente ci stiamo. Questo era il vecchio ufficio, tra virgolette. Però ci stiamo prendendo degli stativi, dei fondali, una parrucca, un tavolo. Quelli sono i bicchieri che ho usato per lo spot. Mamma mia, quante robe ci sono in questo ufficio. Dobbiamo. A Mastrici, questa la volevo portare io, raga. Metterla nel mio sfondo. Però Manfredi non me la vuole regalare. Non c'entrerà un cavo in questo ascensore. C'è il furgone in doppia fila. Me l'hanno fottuto. Entrare in un museo archeologico equivale davvero a fare un viaggio nel tempo. Trasloco fatto. Diciamo, finalmente finito. Adesso sto montando la scrivania. Fiorina Marica che sta fuori la sedia. Abbiamo comprato i secchi l'altra volta da Merlin e tutto. Abbiamo anche il caffettino operativo con la macchinetta quella nuova. Poi abbiamo le luci anche da montare. Comunque, vediamo. Vediamo come va. Vediamo come va. Cioè, dai, minchia, raga. Posso che non me la ricordavo così enorme sta scrivania, veramente gigante. Però figa, quindi più o meno questo sarà il set tipo così delle riprese. Per fare gli unboxing e tutte le mie cosette, più o meno ovviamente. Poi dobbiamo abbellire ovviamente un po' il background, mettere una lampada. Quella lì toglierla, indirizzarla magari verso il tetto perché così fa schifo. Mettere dei led un po' in giro ovviamente. Le luci. E poi un'altra cam la vorrei mettere tipo dall'alto. Prende poi quello che effettivamente sto andando ad unboxare. Ovviamente giocando con le luci e facendo sì che non ci siano ombre del merda. Però intanto abbiamo la scrivania. Ho fatto troppo bene a non venderla. Mi pento che ho venduto il computer, il monitor, la vecchia sedia. Pento di tantissime cose. Mi potevano tornare utili, però vabbè, le ricomprerò. Primo unboxing. Abbiamo Shred, che boh, possiamo mettere in giro, non so dove, ma possiamo abbellire tutta la stanza. Ma soprattutto
abbiamo key light. Metteremo sulla scrivania e illumineranno il nostro volto quando andremo ovviamente a registrare. Lo capite se mettete sulla scrivania o direttamente sui muri? Vediamo più o meno dove lo possiamo mettere e poi non c'è più un caso. Andiamo a aprire questa key light, vediamo cosa c'è dentro. Che cazzo c'è? C'è il key light ovviamente. Poi vediamo, non l'ho mai visto perché a casa c'ho quelle più grandi, queste sono quelle un po' più piccoline. E la base che va poi sulla scrivania. Pannello, non è grandissimo, però ci sta, dobbiamo vedere che luce che fa. Al massimo poi queste le metto a casa, di casa le porto qua, che effettivamente che non hanno senso quelle gigantesche, però potrebbe essere. E poi ovviamente abbiamo il piccolo stand, qui poi ci abbiamo l'alimentatore in teoria. Prima puntata, ragazzi, sto guardando le istruzioni, mamma mia quanto sono skillato, quanto sono youtuber tech, mamma mia. Esattamente. Poi questa va, presuppongo, questa qui ha direttamente l'ingresso di un treppiede, quindi effettivamente forse se vogliamo la possiamo mettere sul muro lì direttamente. Ma investigheremo. Poi cosa serve praticamente? Serve questo. Ho messo la spina, l'ho montato, figo perché c'è anche tipo dietro il cable management. Provo ad accendere, vedete le luci che fanno. Minchia, un botto. Sento sulla scrivania fanno un po' cagare, però secondo me messe al muro o proprio per terra con un treppiede, con uno stativo, la morte sua, secondo me, la morte sua. Devo capire tipo questo si alza. Ovviamente. Per configurarle serve internet, che al momento non abbiamo, però non mi ricordo se col telefono lo posso comunque fare, non credo. Vuol dire poi con altre cose, magari compro i cavalletti per questo, compro i fondali, capisco dove mettere i led sarebbe figli, mi diceva Marica, metterli praticamente per terra qua, che mi illuminano da dentro lo sfondo, potrebbe essere una roba interessante, dobbiamo provare. Stiamo lavorando, stiamo andando avanti. Rapido stop al brico, devo comprare delle faccette perché ci è venuta un'idea. E altre cose? Oh sì, che comodità, trovate subito, mi servono queste perché devo fare una roba figa e interessante ed evitiamo di spendere altri soldi. Dovevamo comprare due robe, mi ho comprato un delirio di cose, tra cui tipo questo, serve tipo boh per portare oggetti, può servire, è una merda raga, 19 euro però sfiga. Raga, siamo ritornati in ufficio, abbiamo praticamente, faccio vedere che figata questa roba, che in realtà pensavo peggio, ma in realtà è carino. Io ho messo un gel igienizzante che in un ufficio ci sta. Poi in questi cassetti metteremo alcune cazzatine. Qua abbiamo messo tipo i detersivi, ste robe. Posto che qui poi ci andrà una scrivania col computer, ma quello lo teniamo ovviamente. Posto, si mette dietro la porta, si mette lì proprio all'ingresso, non è male. E poi l'idea che avevo, ci ho avuto, che secondo me è top, invece che mettere la base, quindi le luci appoggiate sulla scrivania, che è una merda, teniamo comunque queste che fanno la luce niente male. E le ho messe così con le fascette. Ora poi facciamo tutto il cable management sotto la scrivania. E poi con un solo cavo, ho comprato anche una ciabatta, eccola qui, questa qui perfetta. Poi praticamente la mettiamo lì, che ci sono un sacco di prese, o lì e ci sarà solo un cavo, quindi perfetto. Ora metto l'altra lampada che è lì, bomberiamo e faccio vedere poi comunque il risultato finale di questa giornata, questa prima giornata di lavori nel nuovo ufficio. Cioè, mamma mia, raga, vi giuro, siamo qui da... Quanto siamo qui? Tre orette? Cioè, raga, abbiamo praticamente, non dico quasi finito l'ufficio, ma già c'è una buonissima base. Manca il wifi, quindi non posso testare bene le luci. Arriverà venerdì. Questa è la prima versione dell'ufficio. Ovviamente tutto qua sotto, se l'ha fatto il cable management, quello verrà messo sulla scrivania. Quelle praticamente non si vedranno assolutamente, quei cavi. Però tanta roba, vi giuro. Le luci le abbiamo messe così e sono top. Spegni la luce un attimo. Quelle due al momento sono a intensità minima. Però guardate che cavolo di luce che fanno. E praticamente sarà questa la luce da setup. Cioè poi le sono messo così e registrerò i miei video. Lo sfondo cambierà, ci saranno tantissime altre cose da cambiare. Però al momento sono soddisfatto per queste prime due ore di lavoro. Ho anche kittato qui l'angolino fighissimo con il gel, il profumino. Tutti i cassettini già belli organizzati e schedulati. Mi piace, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Raga, sto riportando il furgone all'aeroporto, mi è servito un sacco, troppo comodo, l'ho pagato veramente un fighissimo. Sono contentissimo di come è venuto l'ufficio, fatemi sapere che ne pensate. Al momento è la prima versione, adesso il mio compito sarà quello di completarlo totalmente e poi farvi un video finale quando sarà completo al 100%, quantomeno la mia stanza. Poi l'ufficio totale, ragazzi, ci vorrà veramente tanto tempo. Però voglio rendere operativa al 100% la mia stanza. E questo video l'ho fatto principalmente perché uno, ho preso il furgone ed era troppo divertente vedermi guidare sto furgone, raga. E poi volevo condividere con voi i primi lavori all'interno di questo studio, che secondo me è anche merito vostro, è anche merito vostro ed è giusto condividere queste emozioni con voi. Quindi signori, vi auguro, c'è un gatto morto in autostrada. Quindi ragazzi, io vi auguro un buon pomeriggio, felicissimo pomeriggio. State connessi perché tra qualche giorno uscirà anche il video dove faccio l'ufficio a Murri.
raga, periodo di uffici, tutti i periodi di uffici, si sa che ne ha due in autostrada. Ah!